Grazie, allora buon pomeriggio a tutti. Sono davvero lieto di essere qui, anche se per poco tempo, perché sono ore concitate. Come sapete, stiamo finalizzando il testo definitivo della manovra e quindi dovrò poi, dopo il mio saluto, tornare ai doveri. Ma ci tenevo particolarmente a essere qui e ringrazio davvero la professoressa Lusardi, Enrico Giovannini, Alessandro Rivera e tutti voi per questa opportunità, per questo appuntamento dentro un intenso mese di educazione finanziaria che il Comitato sta promuovendo con grande efficacia e che costituisce un tassello importante della nostra azione volta a sostenere la crescita sostenibile, volta a canalizzare il più possibile tutti gli strumenti di politica economica e anche la finanza verso gli obiettivi della sostenibilità. L'educazione finanziaria è decisiva, la promuoviamo in Italia, la sosteniamo in Europa, è una condizione incorporata dentro anche un'evoluzione della normativa europea che fa della conoscenza informata un tassello, diciamo così, delle modalità di organizzazione e di regolazione della finanza e che quindi richiede una soggettività consapevole, informata, che va promossa, che va sostenuta e per questo è molto importante il lavoro che viene svolto dal Comitato. E trovo particolarmente opportuno e importante che oggi ci dedichiamo al nesso tra educazione finanziaria e finanza sostenibile, che è un nesso molto virtuoso, dalle straordinarie potenzialità e al tempo stesso estremamente necessario. Come voi sapete, e non è una specificità, noi siamo lieti come governo italiano della centralità che intendiamo imprimere al tema della sostenibilità della nostra politica economica, ma lo facciamo dentro una cornice che è quella europea internazionale, che vede la comunità internazionale impegnata nell'ambizioso e difficile compito di realizzare i famosi 17 obiettivi entro il 2030, che sono una condizione indispensabile per affrontare non solo le sfide del mutamento climatico, della trasformazione connessa al processo di globalizzazione, ma anche le opportunità diciamo, introiettamento della dimensione della sostenibilità dentro l'economia può dare per rilanciare sviluppo e innovazione e farlo appunto in una maniera sostenibile sul piano ambientale e sul piano sociale. Noi abbiamo questi obiettivi che costituiscono una necessità, se noi non li raggiungiamo la vita sulla Terra è a rischio, ma costituiscono anche un'opportunità straordinaria perché appunto io penso che un nuovo ciclo di crescita e di sviluppo può innescarsi solamente se la sfida della sostenibilità si trasformerà in una grande opportunità di innovazione, anche di trasformazione, di innovazione, di modernizzazione del sistema produttivo. Questo richiede il concorso di tutte le leve della politica economica e per questo noi abbiamo rafforzato nella manovra non solo la quantità degli investimenti pubblici, ma anche la qualità, individuando nel tema dell'economia circolare e della sostenibilità il criterio fondamentale intorno a cui orientare, diciamo così, la componente pubblica degli investimenti. Ma noi sappiamo che un gap di investimenti che ne serve colmare se vogliamo mettere il nostro sistema economico e produttivo all'altezza delle sfide e degli obiettivi che la comunità internazionale si è data, che richiede appunto una mobilitazione straordinaria di risorse e quindi di investimenti e di risparmio privato di cui disponiamo in misura abbondante e che non siamo in grado di canalizzare in maniera sufficiente verso gli investimenti produttivi di lungo termine e in particolare anche verso gli investimenti sostenibili. Il numero, la quantificazione di questo gap sono sicuro vi verrà fornita nel corso del convegno, ma quello che noi stiamo cercando di fare, collegando quindi alcune misure della manovra anche al quadro più generale della sustainable finance che si sta definendo a livello europeo, è appunto offrire degli strumenti di incentivo e di canalizzazione dagli investimenti privati verso il tema della sostenibilità, quindi verso la riduzione delle emissioni, la decarbonizzazione, la circolarità, le trasformazioni del sistema produttivo. Lo facciamo sia attraverso l'aggiunta di uno specifico credito d'imposta volto a
circolarità e la sostenibilità dentro il pacchetto Industria 4.0, e lo facciamo anche con un fondo specifico per il Green New Deal, modello EFSI, modello InvestEU, che intende sostenere e mobilitare risorse private verso appunto obiettivi di sostenibilità e di circolarità dell'economia. E poi c'è il grande tema della qualificazione, cioè di evitare il cosiddetto greenwashing, cioè di definire esattamente che cos'è la sostenibilità, che cos'è un investimento sostenibile. Questo si collega molto, il tema della sostenibilità, al tema dell'educazione finanziaria. C'è un lato che riguarda i policy maker, cioè la definizione di una tassonomia adeguata, e qui io insomma vorrei che siamo impegnati anche nel spostare la posizione, cercare di cambiare gli equilibri nel Consiglio per evitare questo rinvio di un anno che attualmente il general approach del Consiglio prevede, invece di aderire alla posizione del Parlamento di far entrare in vigore la tassonomia un anno prima. E quindi c'è un tema di qualificazione dei modelli classificatori, e poi naturalmente c'è il tema della costruzione e sviluppo di una soggettività degli investitori e dei risparmiatori, a incoraggiarli a riconoscere e a sostenere e a preferire gli investimenti sostenibili. Noi lo vogliamo fare anche utilizzando e definendo tra le fonti di finanziamento del fondo per il Green New Deal anche i Green Bond, e quindi accettare la sfida di qualificare, di dare un earmark specifico a una parte, una fetta dell'emissione del nostro debito pubblico, per verificare. Io sono convinto che magari ci può essere un'appetibilità persino maggiore, quanto più si collega uno specifico strumento di debito a una finalità green. E questo riguarda quindi l'offerta, ma riguarda anche la domanda, e quindi l'intreccio tra sustainable finance, tassonomia, progetti di finanziamento, strumenti di garanzia pubblica, ma anche informazione dal lato degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori, è decisiva. E qui appunto c'è questo tassello di lavoro che sostengo molto, e cui credo molto, della educazione finanziaria, che è oggetto di questo convegno. Davvero grazie a tutti i relatori, grazie a tutti voi, vi auguro buon lavoro.